Hola, io sono Fabio e vi do il benvenuto a casa mia. Oggi vorrei fare un piccolo aggiornamento su come sta andando casa. Sono in... Aia! E inizi subito! Inizia a scappare sto gatto. Morsicraiolo. Sono in questo appartamento da circa 4 mesi e volevo farvi vedere cosa ho fatto in questo periodo. Le piante giocano un ruolo molto importante nel decorare casa. Io le piante le vedo come sì una forma di decorazione, dove però voglio capire le loro necessità. Quindi vedo nelle piante un modo per unire arte e scienza. Però non voglio avere solamente piante dentro casa. Ad esempio, quelle case strapiene di piante dove non ti giri, a me non ha mai affascinato. Io preferirei avere pochi esemplari, ma un po' particolari o, non so, qualcosa di strano. Ancora non ho ben capito cosa mi piace. Da qualche mese che ho la possibilità di riempire questo spazio, ho iniziato non solo a prendere piante, quelle possiamo anche fermarci, forse, ma a gironzolare un po' di più, ad esempio, nei mercatini dell'usato, dove si trovano delle cose belle, 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 belle. Io, allora, non sono assolutamente un interior designer o qualcuno che se ne intende. Io vado a sensazione, prendo quello che mi piace, vedo se ci sta bene assieme, non lo so. Però ho capito due cose per decorare casa. La prima è che non bisogna avere fretta. Non ha senso prendere, ad esempio, tutto il mobilio, tutti gli accessori da un unico negozio. Ad esempio, voglio degli oggetti attorno da mettere qua e là, prendo tutto da Maison du Monde, tutto in una volta. E in questo modo casa vostra diventerà il reparto arredamento di Maison du Monde, senza personalità. Invece con la calma, e qui passo al punto 2, si ha modo di trovare in giro, in posti diversi, delle cose che danno un po' più di personalità. Inizierei dalla sala, che è l'ambiente in cui mi ci sono dedicato di più. Questo è quello che si vede dall'ingresso. Di fianco all'ingresso ho messo due librerie Billy dell'IKEA, che ho riempito praticamente solo di piante, tranne gli ultimi scaffali dove ho messo altro, perché questo qui un po' si arrampica, vero Icaro? Tu sei strabichino, che bellino. Madonna, sei bellino, sei bellino, bellissimo. Vi faccio vedere alcune delle piante che in questo periodo sono davvero belle. E fatemi sapere se volete un plant tour dove ve le faccio vedere più o meno tutte. Vi faccio vedere lei che sbuca con violenza. Qui abbiamo l'Anthurium vicina Arrow, che ha fatto sta foglia grande così. Bella, bella, bella. Ho tolto dagli scaffali tutti quei vassoi che fungevano da sottovaso perché non mi piacevano veramente proprio per niente. Siccome in casa sono pieno di ogni forma di contenitore chiuso, ho messo anche per praticamente tutte queste qui o dei sottovasi, oppure dei contenitori come questo. Sì, c'è dell'acqua che ristagna, ma che non tocca praticamente la pianta e quindi non è veramente un problema. Anche se è ancora inverno, non ho paura a lasciare acqua la pianta a mollo, perché tanto queste piante bevono, gli do tanta luce, quindi si asciugano. Anche se è inverno, ho difficoltà a star zitto con le bagnature, perché bevono. Qui abbiamo l'Anthurium Longissimi Lobum, questa è l'ultima foglia che ha fatto, che è grande così, wow. 7 foglie e un'infiorescenza, molto bella. A me le infiorescenze così penzolanti fanno impazzire, bella, molto bella. Qui c'è la teca di Giuliana. Qui abbiamo il Philodendron Spiritus Sancti, madonna quanto è sdraiato, non so se c'è sete. Sei sete? Non credo. Philodendron che fino a qualche anno fa costava, non so, una pianta del genere, la potevi trovare sui 5.000. Qui abbiamo un Anthurium Papillaminum. Qui abbiamo l'Anthurium Michelle, molto molto bello. Sta facendo una nuova foglia. Questo è un ibrido di Doc Block, un ibrido di Magnificum, guardate il retro. Wow. Qui abbiamo questa poltrona dell'IKEA che era già qua dentro, che è molto comoda, è un po' dondolante. Un'altra poltrona interessante è la di Blinge di IKEA. La faccio vedere più dal basso, ecco. E questo gatto, quando si vuole rilassare, si fa tutto il giro delle poltrone, passa da questa a quella in cui ero prima,
al divano, a letto. Sta diventando un sommelier della comodità. Qua invece cosa abbiamo? C'è il divano che c'era già nell'appartamento, che è proprio brutto da vedere, però è molto comodo perché è un divano letto, quindi l'ho coperto in maniera ridicola con questa coperta. E quindi vorrei trovare una coperta, qualcosa di spesso, che non prenda tutte le curve necessariamente del divano, che si capisca che è stato messo per coprirlo. Qualcosa di colorato, con colori caldi, però ancora non ho trovato nulla. Questo è quello che ho messo attorno al divano. Tutto ruota attorno a questa mensola in cui ho appoggiato delle piante e altre cose. Qui c'è della lunaria. Molto bella. Qua ci sono due pagine incorniciate del Mattioli, che è un libro del 1565. Che mi ha regalato Daniele, un mio amico. Questo è il cumino. E questa qui è il Polypodium vulgare, ai tempi noto come Polypodium quercinum, che è una felce che cresce nei nostri boschi, ed è questa qua, molto bella. Guardate anche il vaso. Questa qui invece è una ristampa di una mappa di Bologna del 1582, però se vedete è stampata su carta, rappresenta Bologna. Quando abitavo in centro, io stavo... Allora, questa è Piazza Verdi, io stavo lì nell'angolino, in quella casettina praticamente. Questa invece è un'illustrazione di un platicerium molto figa che mi hanno regalato Filippo e Maria Vittoria, me l'hanno incorniciata davvero molto bene, è stato un regalino per casa nuova. Qui abbiamo alcuni platicerium, qui una composizione di robe secche, tra cui foglie di platicerium e cose trovate in giro. Qui una ceropesa che qua non può vivere, l'avevo solo appoggiata, ma lei la metterò poi fuori quando sarà. Qui un anturium cupulispatum a foglia lunga, una bella clessidra, il Codex Serafinianus, un'altra felce. Qua dietro c'è un fossile, bello. Un po' sprecato là dietro, eh. Qui un sasso, uno di muschi, che sta nella capsula dell'IKEA, il Polypodium e la lunaria che vi ho fatto vedere prima. Poi in questo angolino ho messo alcuni mobili che ho trovato in un mercatino dell'usato. Questo piedistallo, questo portavaso molto bello, con tre ripiani. Questa è una radiolina che fa anche da TV, solo che devo fare la prova per vedere se collegandola all'antenna, mi serve un adattatore, riesco a vederci Sanremo. La radio sì. Questo è un altro tavolino che ho trovato a un mercatino dell'usato. Capite perché è importante cercare cose da posti diversi? Guardate che bello! Questa è la scacchiera di mio padre, un teschio di capra trovato in Sardegna. Questa è una luce dell'IKEA molto figa che ha il suo telecomandino e posso cambiare i colori. Bello! Ecco, lasciamo questa, va. Questa è la Sunset Lamp. Ovviamente con i mercatini dell'usato c'è un enorme cambio di merce, quindi ogni volta c'è qualcosa di nuovo e bisognerebbe andarci il più spesso possibile. Dall'altra parte invece ho messo quest'altro sgabello che ho trovato sempre a un mercatino e questa lampada qui che l'ho fatta con una boa. Questa è la base di una lampada dell'IKEA, la boa c'ha il buco e io ho messo questa sopra, fa una luce stupenda. Ovviamente quest'angolino è più bello di sera. Davanti al divano ho messo questo tavolino che mi ha regalato mio fratello per Natale, che ha questa particolarità. E quello che vorrò farci, ma servirà un po' di lavoro, è una cosa come questa. Trasformarlo in una sorta di terrario in cui ci metterò delle cosette basse. Immaginate una cosa così.
Icaro adesso ha scelto questa poltrona per il suo riposino. Vi faccio vedere altri sottovaso che ho utilizzato, da quelli classici brutti da vedere. Cose di Tiger, cose trovate ai mercatini. Lui è molto bello, guardate questo vaso rotto. Questo è un Anthurium Wendlingeri. Il tappeto è un tappeto dell'IKEA. Abbiamo la veranda, ma è un casino, raga. E, essendo inverno, per quanto le minime siano di circa 9 gradi alla peggio, non ci sto fuori, quindi non ci sto lavorando per niente. A breve inizierò e sarà un po' più bellino. Però vi faccio vedere comunque qualcosa. Tu sta fermo lì. Questa è la vista. Qui ho messo delle piante, però è tutto, cioè, scusate raga, un po' un casino. Anche qui c'è della roba che non se l'è passata bene. Ehi, dove vai te? C'è da sistemare tanta roba, tanta roba. Questa è la foglia che la mia mostera ha fatto a gennaio nella veranda. Buona, forte. È la foglia più bella che ha fatto. E abbiamo la mostera Thai. Alcune cosette, ma raga, c'è un gran casino. Ah, l'impianto di irrigazione che avevo messo là sopra l'ho tolto perché volevo installarlo qui e poi alla fine ho finito con non far nulla, perché sicuramente mi servirà più fuori che dentro. Andando di là c'è la cucina, qui c'è il quadro con la foglia di Anthurium europeanum. La cucina è molto grande. Queste mattonelle mi fanno un male all'anima che non avete idea, ma vabbè. Qui ho utilizzato le mensole per appoggiarci alcune piante e alcuni oggetti. Questa è una felce molto bella, che sembra che si voglia arricciolare tutta. Anche il vaso che ho scelto l'ho trovato in una fornace, mi sa, in Toscana. Philodendron micans, Philodendron bilietia che ha sete. Anthurium vitarifolium, che aveva questa foglia stupenda che arrivava fino a qui, ma ovviamente qua si è salita sta bestiaccia. Icaro bellino, bello bellino, musino. Qui sopra, davanti alla caldaia, ho messo il mio platicerio. In mezzo alle palle, quando cucino. Non c'è tanto da dire sulla cucina, perché insomma questo c'era già e resta così. E similmente le mattonelle. Questo è il cassetto delle pappozze di Icaro. Qui ho trasformato sta lampada. Questo era quello che stava nel portalampada che ho usato per la boa e l'ho incollato a questa qui per fare questa sorta di lampadina, di portalampada con una lampadona attaccata. Mi piace tanto. Un platicerium superbum che devo spostare da lì. La mostera albo plasticata, big finestrona, wow, the sun, agave titanota, oreocerus celsianus, i miei primi ciclamini che hanno sete. Cosa che ancora non ho fatto è mettere delle luci decenti, quelle centrali, vedete anche qui nel corridoio. Capito? Voglio fare tutto quello che prova ad avere un buon gusto e poi lì succede questo. Ma perché io quella luce la odio, non voglio la luce centrale. Io voglio... Allora, di giorno c'è tanta luce naturale, la sera utilizzo tutte le luci che ho preso, tutte le varie lampade, per fare un po' di luce diffusa. Perché la luce centrale fa schifo. Visto che ne ho più bisogno, mi sono fatto io sta roba. La sorella è terribile. Ho utilizzato una sorta di rete circolare di alcune piante rampicanti. Ci ho attaccato dell'aiuta in pezzi. E ho fatto quello con della carta da forno stropicciata. In modo che faccia un po' più di luce diffusa. È terribile, lo so. Ma la sera fa una luce calda e non troppo forte, che mi piace molto. Quindi il modo in cui vivo la luce qua è di giorno tanta luce diffusa, naturale. Ci sono anche le lampade per le piante, perché nonostante ci sia molta luce diffusa, è inverno e voglio dare un po' più di luce, soprattutto nel pomeriggio quando il sole passa dall'altra parte. Quindi di giorno ambiente molto luminoso,
La sera invece voglio qualcosa di molto rilassante, in cui stare proprio tranquillo. Questa stanza è davvero strarilassante la sera, io rischio di addormentarmi con una facilità impressionante. Questa parete qui è ancora vuota e non può rimanere così, quindi ci metterò delle altre cose. Adesso andiamo nelle altre stanze che, insomma, c'è ancora da fare. Qua siamo indietro. Qui abbiamo il bagno, dove inizialmente avevo messo tante piante qui, ma il gatto ovviamente me le fa cadere, quindi onde evitare di spaccare il lavandino. Vero, micio? Eccolo qua, così fa. Vai. Sei sgraziato. Lui cosa fa? Mette ad annusare le cose e inizia con le sue cavolo di zampine a far cadere tutto, vero? Quindi niente, ho rimosso un po' di piante, ne ho lasciata qualcuna, abbiamo un philodendron milietie, una è la Phoglossum metallicum e questo è un altro la Phoglossum metallicum e una è la Phoglossum decoratum. Qui adesso ci rimetterò altre piante, ho un po' tolto tante cose perché non ci stavo dietro anche qui con le annaffiature. Doccia enorme. Qui abbiamo il corridoio, la mia camera dove non c'è praticamente nulla, è veramente spogliissima, quindi non c'è granché da far vedere. Qui ci tenevo delle piante, ma le ho spostate. Andando di qua, raga, scusate se è casino. Oh, devo sbattere in continuazione. Lo sgabuzzino lo sto utilizzando per tenerci le piantine da seme e da talea. Abbiamo alcuni anturium, pallidiflorum X. Gatto! Aia! No! Icaro! Qua dentro ho alcuni semini di monstera. Questa qui è la stanza che vorrò trasformare in una sorta di studio in cui essere produttivo. Tutto quanto ruoterà attorno a questa scrivania. Una cosa che un giorno mi piacerebbe tanto avere, anziché un appartamento tutto suddiviso in stanze, soprattutto tra cucina e sala, mi piacerebbe molto avere un open space, qualcosa di un po' più moderno che tutti questi locali all'interno di un appartamento. E però quello che ho notato è che comunque sia, vabbè, innanzitutto bisogna adattarsi con quello che uno riesce a raggiungere nella propria vita. È il primo appartamento che ho da solo, quindi dai. Soprattutto in un momento come questo, dove trovare casa è veramente difficile, dai. Però, ecco, quindi cercando di farsi andare bene le cose, quello che ho notato è che quando sono nella cucina c'ho fame, perché lì ci mangio. Quando sono nella sala sono molto rilassato. Qui non ci ho ancora passato del tempo, ma vorrò passare del tempo in cui sarò produttivo. Quindi qui ci vorrò lavorare. Qui quando ci entrerò vorrò aver voglia di fare. Quindi qua non si cazzeggia. Quindi vorrò che... Guardate lì, è passato Icaro, mannaggia. Quindi tutto ruoterà attorno a questa scrivania di cui vi voglio parlare. La parete adesso è vuotissima e mi fa paura, ma anche qua ci metterò delle cose, similmente anche in questa. A me capita di stare molto tempo al computer perché tutti i video me li edito da solo. L'editing dei video porta via molto molto tempo. Prima di ricevere questa scrivania io editavo i video di là, nel tavoletto da pranzo. E negli altri appartamenti stavo sempre in delle scrivanie piuttosto basse, quindi ero sempre molto rivolto, cioè molto incurvato verso il basso. Per fortuna, lavorando in vivaio, faccio un lavoro che non è sedentario, perché sono sempre in piedi, sono sempre a spostare robe, mi muovo in continuazione. Però quando mi capita di dedicare una giornata all'editing dei video, me ne sto fermo per molte molte ore seduto. Quello che FlexiSpot ha pensato di fare sono delle scrivanie che hanno questa caratteristica. Quando non c'è più voglia di stare seduto, ma devi comunque lavorare al computer, questo è quello che FlexiSpot ti può offrire. Questa è la scrivania E7 di FlexiSpot. Come vedete c'è una pulsantiera. Con la freccia su, ovviamente, la scrivania va su. Con la freccia giù, va giù. C'è modo di memorizzare delle altezze, ad esempio
Qui ho memorizzato l'altezza in cui io mi trovo bene a stare seduto per lavorare al computer. Poi, quando mi sono rotto di stare seduto, ho memorizzato un'altezza per lo stare in piedi. Quindi, pigiando qui, lei sale. E a questa altezza posso stare in piedi e lavorare al computer. Nel sito di Flexispot trovate tantissimi prodotti molto molto interessanti. Nella sezione scrivania regolabile in altezza trovate diverse scrivanie. La mia è questa qui. E qui ve la potete personalizzare come volete. Ad esempio potete scegliere l'altezza che raggiunge la vostra scrivania. La mia è quella che va da 58 a 123 cm. Il colore del telaio io l'ho scelto nero, però potete scegliere tra bianco, nero e grigio. E poi potete scegliere il colore del piano. Io ho scelto noce nero, ma ci sono tantissimi altri colori molto molto interessanti. La dimensione del piano tavolo, la mia è quella da 140x80 cm, veramente grande. E volendo potete mettere altri accessori se vi interessa. Quindi niente, questa sarà una stanza che necessita di molto molto lavoro. Datemi dei consigli su qualunque cosa che pensate si possa star bene qua dentro per renderlo un po' più, insomma, uno studio in cui mi possa concentrare ma che allo stesso tempo sia esteticamente piacevole. Quindi questo è quello che sono riuscito a fare con molta calma in questi 4 mesi. C'è ancora molto molto da fare. Datemi suggerimenti, fatemi conoscere delle nuove lampade che ci potrebbero star bene. Qualunque suggerimento è ben accetto qua sotto nella sezione commenti. Spero nei prossimi mesi di potervi far vedere degli aggiornamenti su come sta andando Casina. E io ti ringrazio di aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!